Parliamo con Salvatore Bruno, protagonista assoluto della partita, soprattutto nel bene una grande doppietta e anche però il rigore sbagliato. Un giudizio su questa vittoria? Ma una vittoria sofferta, sofferta perché abbiamo incontrato una squadra non facile da incontrare, ecco, perché da giocarci contro, perché comunque è una squadra scorbutica, poi sappiamo tutti che quando arrivano qua in tanti si chiudono, quindi non era facile. Sicuramente poteva essere più facile magari se avessi segnato sul rigore, però l'importante poi averla, ecco, ripresa e portata a casa 3 punti. È un segnale un po' che la maturità della Giana, che con tutti gli episodi contro, l'infortunio sul gol preso, sul pareggio, il tuo rigore sbagliato, comunque la squadra ormai è matura, non è andata in difficoltà, ha comunque continuato ad attaccare fino a trovare il gol della vittoria. No, hai detto bene, questo è sintomo di grande compattezza comunque di squadra. Pian piano con allenamenti e tutto stiamo diventando veramente una realtà importante. Sono 4 le vittorie di fila e ecco, ce le godiamo e aspettando altri risultati magari per agganciare qualcuno sopra di noi, ecco. Addirittura punti al podio della classifica, ormai la Giana guarda in altissimo. Ma è giusto, dai, è giusto sognare. Certo, non voglio essere presuntuoso, però non è che sono a quarta e la terza, non sono a 15 punti, quindi ce la possiamo già giocare, anche perché c'è ancora uno scontro diretto con l'Arezzo e ce la giochiamo, ma con la mente serena, senza, ecco. L'ultimissima sugli playoff, che ormai sono praticamente certi, sarà un vantaggio magari per la Giana giocarli con la leggerezza, insomma, di non avere troppe pressioni sulle spalle rispetto agli altri, magari che vogliono, devono andare in Serie B. Ma sicuramente quello ci aiuterà, perché qui non ci sono tantissime pressioni, però non dobbiamo pensare all'esterno, dobbiamo pensare a noi stessi e abbiamo la voglia di andare avanti il più possibile.